Buongiorno, io sono, appunto, mi occupo, come è stato detto all'introduzione, dei lavoratori frontalieri in tutta Italia, per la verità. Vi dico questo perché ovviamente ci concentreremo sulla Svizzera, ma qualche giorno fa in un'intervista in radio, quando ho detto dei frontalieri, l'intervistatore ha detto: ah, quelli che vanno in Svizzera. Io ho detto: no, guardi che i frontalieri, per il 70% dei lavoratori italiani frontalieri vanno in Svizzera, ma poi ci sono quelli che vanno in tutto il resto dei paesi confinanti, in Slovenia, in Croazia, in confinanti e limitrofi, perché ai fini dell'Unione Europea, per esempio, i paesi non strettamente confinanti, il Principato di Monaco e Croazia in particolare, sono comunque considerati come paesi confinanti di fatto sul piano delle regole. Ci sono quelli che vanno a Malta, ci sono quelli che vanno in posti molto più piccoli, che però hanno la configurazione dello Stato, San Marino, Città del Vaticano, dove ci sono complessivamente il restante 30% dei frontalieri. Frontalieri in Italia, poi vengo subito al tema della Svizzera, sono circa 100.000, sono poco più di 100.000. Cioè ogni giorno o ogni settimana, questo è un tema importante, ci sono 100.000 persone che dal nostro paese vanno a lavorare all'estero e appunto o quotidianamente o settimanalmente fanno rientro in Italia. Allora, a me è stato dato l'incarico di parlarvi dell'attualità. Mi permetto di fare solo alcune piccole osservazioni ulteriori rispetto al tema storico, ma solo nel Novecento, prometto. Non vado più indietro. Anche perché, come definiamo il frontalierato? I lavoratori frontalieri sono dei pendolari internazionali. Insomma, pendolari siamo un po' tutti, no? Nel senso che, meno male, usciamo di casa e mediamente andiamo a lavorare, andiamo a studiare in posti che non sempre corrispondono al nostro luogo di residenza. Qui si tratta di pendolarismo internazionale. Per molto tempo è stato considerato pendolarismo di migrazione di corto raggio, nel senso che si è ritenuto ovviamente in funzione di che cosa? Per esempio della tecnologia, dei mezzi di trasporto. Cioè io potevo spostarmi da Como a Lugano, da Como a Mendrisio meglio, piuttosto che insomma in posti qui vicino, anche quando non avevo mezzi di trasporto tali da poter spostarmi in maniera molto significativa. È ovvio che il miglioramento dei mezzi di trasporto, penso soprattutto ai treni, hanno trasformato questo corto raggio in un raggio un po' più lungo, tant'è che oggi una parte significativa dei lavoratori frontalieri, che vengono detti in questo caso non fiscali, poi vedremo perché, e cioè stanno al di là dei famosi 20 chilometri dalla frontiera, arrivano da luoghi più distanti, non distantissimi ma certamente più distanti. Si conta che grosso modo, rispetto ai 100.000 a cui facevo riferimento, ve ne siano altri 12-15.000 che arrivino da percorsi più lontani, per esempio Milano. Milano non è un posto casuale, perché non tanto perché io venga da là, ma semplicemente perché questo nel corso degli anni ha cambiato anche la tipologia del lavoro offerto. Quindi, per esempio, l'industria farmaceutica, che in Svizzera è sempre stata un'industria di grande riferimento, ha trovato nel distretto milanese dell'industria farmaceutica le professionalità che cercava. Questo per fare semplicemente un esempio. Ma c'è anche un fattore, come dire, storico, di cui tener conto. Definire migrazione... Mi permetto una battuta? Sì. L'Unione Europea l'ha trovato un po' meno apprezzato. L'Unione Europea? L'ha trovato? Ah, certo. Ha trovato meno apprezzato della Milano. Va bene, ma adesso arriviamo. Vabbè, insomma, per carità. L'Unione Europea è una comunità, questo è il punto di cui bisognerebbe ricordarsi sempre. In realtà c'è un altro elemento che forse vale la pena ricordare. Io la chiamerei migrazione, anche se è una migrazione temporanea, perché in fondo i lavoratori frontalieri italiani non sono altro che, storicamente, lo sviluppo, come dire, l'allungamento delle migrazioni interne più tradizionali. Vorrei farvi su questo un esempio, perché mi pare importante. Oggi non è più così, oggi i migranti sono residenti, diciamo, i frontalieri sono soggetti residenti nelle aree limitrofe, nelle regioni limitrofe. Però, per esempio, da dopo il fascismo in particolare, il movimento dei lavoratori interni all'Italia si è spostato in particolare verso le regioni del nord, certamente dopo la rivoluzione industriale, certamente dopo la fase industriale, la rivoluzione degli anni 60. E ci sono alcuni fenomeni piuttosto interessanti, per esempio i lavoratori che vanno a lavorare in Francia, che sono italiani di Imperia e di Ventimiglia, sono la prosecuzione di una tradizione consolidata delle comunità calabresi e campane che si erano lungo negli anni precedenti trasferite nell'area Ligure.
Quindi c'è, come dire, un'idea che il frontelerato sia in fondo una prosecuzione storica di quella tradizione. Allora, la Svizzera da questo punto di vista è sempre stato un laboratorio. Su questo vorrei dire a Fabio che c'è una novità, diciamo, importante nella bibliografia, che è questo libro fatto da Paolo Barcella, che presenteremo tra l'altro stasera a Lugano, in compagnia. È nuovo, diciamo, di pochi mesi, che affronta per la prima volta in termini, non è mio, non faccio la pubblicità, è del ricercatore, è una novità credo interessante, che affronta per la prima volta in termini scientifici, no? Siccome giustamente dice c'è poca letteratura, e questo è vero, ed è vero per ragioni che io credo riguardino anche, come dire, non solo i numeri rispetto alla complessità del lavoro italiano. In Italia credo che grosso modo parliamo di 28 milioni di persone che si adoperano quotidianamente nel proprio lavoro. I numeri sono decisamente a sfavore, tuttavia le rimesse non sono a sfavore, perché il valore complessivo degli stipendi importati in Italia, diciamo, e quindi spesi nel territorio italiano, sono circa 4 miliardi, che è una cifra piuttosto importante, diciamo, anche dal punto di vista economico. Allora, dicevo che la Svizzera è sempre stato un laboratorio ticinese, e qui fatemi dare due o tre cenni ancora con qualche data. La prima è il 1931, tu facevi riferimento giustamente al 28, nel 31 si stabilisce il primo, diciamo, la prima normativa che definisce il lavoratore frontaliero come un lavoratore ospite, cioè si identifica giuridicamente il fatto dal 1931, quindi siamo nel primo dopoguerra, insomma, cioè siamo prima della... e siamo, tra l'altro, guardate, non è a caso, poi ci tornerò su, vicino alla grande crisi economica della fine degli anni 20, insomma, no, del 29. Non è un caso questo elemento. Quindi si definisce il lavoratore come lavoratore ospite. Perché dico che non è un caso? Perché qui si verifica in modo evidente la prima identificazione della manodopera straniera come elemento di flessibilità del lavoro casalingo, cioè in questo caso parliamo della Svizzera. E anche perché le prime tracce di frontalerato mi pare che risalgano grosso modo, questo è un po' paradossale se pensate, i primi lavoratori frontalieri identificati come tale a me risultano siano i ticinesi, che lavoravano come portantini a Milano, diciamo, cioè questo è un dato che viene emerso. Ma al di là di questo che cosa significa di fatto? Che le ragioni del lavoro frontaliero sono sì connesse, poi lo vediamo, alle differenze salariali, alle condizioni fiscali, al costo della vita in patria, a differenza, ma sono indubbiamente legate a quello che si potrebbe definire, con una parolaccia diciamo, a un fenomeno prociclico, cioè vuol dire che quando c'è un punto di attrazione economico, cioè c'è un luogo che sviluppa economia, questo attrae anche lavoro esterno, perché tendenzialmente il lavoro esterno, lo diceva prima bene Fabio, è un lavoro altamente in quella condizione flessibile inteso non tanto solo soprattutto sul punto di vista normativo, ma flessibile vuol dire disponibile ad abbassare il livello della tutela in cambio evidentemente di una retribuzione più alta, e soprattutto